Costantino, ovvero il gabbiano, Lorenzo Crea, Antonella, una serata splendida, questo Christmas party naturalmente per augurare a tutti i tuoi amici un felice e sereno Natale. Grazie, sono felice che sono intervenuti tutti i nostri amici, perché noi volevamo mostrare questo bellissimo territorio, Campi Flegrei, vogliamo che si parli del nostro territorio. Il gabbiano chiaramente è chiaro, è il nostro locale del cuore, ma io invito tutti a venire nei Campi Flegrei, che è un posto meraviglioso. Il locale del cuore, ma Lorenzo, un locale stupendo, spettacolare, con una vista mozzafiato, che dire? Io sono venuto qua a cena una sera d'inizio novembre, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Antonella e Gianni, di cui avevo sentito parlare molto bene, perché per fortuna questo territorio ha delle straordinarie eccellenze nel settore dell'imprenditoria, delle strutture ricettive, e devo dire loro hanno accolto immediatamente questa mia idea. Antonella in particolare mi ha dato una forza, un entusiasmo e anche un affetto che si trova soltanto nelle persone che hanno grande passione per quello che fanno. Del resto poi i risultati lo dimostrano, vedete dalle immagini, un martedì sera con oltre 300 persone non era facile, organizzato poi in pochi giorni se vogliamo dirla tutta, è la dimostrazione che intanto per fortuna le persone quando le chiamo dicono di sì. Lo stesso è avvenuto con gli amici e le amiche di Antonella, abbiamo creato una bellissima serata. Ci sono tutte persone stupende e vorrei sottolineare un dato, è un pubblico trasversale, vedete i giovani trentenni come me, professionisti in carriera, vedete le persone più grandi, vedete le ragazze, vedete i giovani, è quel pubblico che dovete venire al gabbiano, perché qua trovate tre cose, trovate un panorama mozzafiato che non ha eguali altrove, trovate un'accoglienza che solo da queste parti, solo la famiglia Laringe sa cosa significa farla, e trovate un'altra cosa molto importante, il mangiar bene. E quindi, dicevano i latini, mens sana in corpore sano, qua al gabbiano tutto è straordinario. Io in chiusura sento di ringraziare davvero di cuore Antonella e Gianni per la fiducia e sono sicuro che faremo un 2018 straordinario. Io già sono carichissimo al loro fianco per costruire un territorio più vivibile, più giusto. Lorenzo è sempre carichissimo, quindi guarda, non so come farai a gestirlo, perché Lorenzo è un vulcano. E oltre allora al Christmas party, Antonella, io so che voi organizzate sempre, come diceva Lorenzo, tanti eventi, perché la cucina è ottima, quindi eventi, enogastronomia, location straordinaria, e che dire di più? Grazie. Quali sono i vostri eventi che organizzate? Normalmente compleanni, lauree, tutto ciò che è festa, non c'è un evento, tu quando c'è festa è qui. E quindi c'è Lorenzo Crea, ecco, non potevo, proprio perfetto, ok. Allora buon divertimento e soprattutto tanti tanti auguri ragazzi, di cuore. Gianni Laringe, ovvero l'anima del gabbiano, abbiamo sentito anche tua moglie Antonella, ma insomma una struttura davvero spettacolare, Gianni, per accogliere un evento come questo, il Christmas Party, ma voi accogliete sempre tanti, tantissimi eventi di classe ed eleganti, perché questo posto è davvero spettacolare. Grazie, questo locale qua è nato tanti anni fa per eventi. Oggi, oltre agli eventi, noi comunque abbiamo una fetta di mercato anche per coloro che diciamo di spicciolata, gente che viene normalmente. Chiaramente stiamo cercando di migliorarlo ogni anno per anno, stiamo cercando sempre di darle una caratteristica, che diciamo che si associa un po' al territorio. E poi la personalizziamo pure, ecco. Anche perché la personalizzate, Gianni, perché secondo me siete una famiglia che nella vostra attività mettete il cuore, lo fate davvero con amore, vero? Sì, questa è la nostra famiglia da 30 anni che opera nel settore turistico dei Campi Flegrei. Abbiamo dato una grossa mano affinché i Campi Flegrei incominciassero a nascere delle eccellenze. Ecco, c'è ancora molto da lavorare, però stiamo cercando di dare quello che gli spetta ai Campi Flegrei. E ci siete riusciti perfettamente. A tutta questa bellezza naturale, alla bellezza del gabbiano, siete riusciti a unire anche un'ottima enogastronomia, perché so che in questo locale si mangia benissimo. È nato come ristorante, per cui siamo prima ristoratori, ecco per cui chi lo cura particolarmente la parte del ristorante?
Io. La curo io. I miei figli e mia moglie curano quello che è l'aspetto, diciamo, estetico, di immagine e di accoglienza. Io mi interesso di tante altre cose, per cui il rapporto con la cucina e con il food di mia competenza, diciamo. Comunque l'unione fa la forza, non c'è niente da fare e voi siete una famiglia straordinaria. Complimenti, traspare tutto l'amore che mettete in questo lavoro. Gianni, è un Christmas party qui al Gabbiano organizzato in collaborazione con Lorenzo Crea. I tuoi auguri di Buon Natale ai nostri amici a casa. Auguri a tutti che sia un Natale ricco di speranza e di amore innanzitutto. Io inizierei così, con questo grande artista che io adoro davvero, una voce, io lo dico sempre. Allora, chiudete gli occhi e ascoltate solamente la voce straordinaria di Erminio Sinni. Che bellezza, guarda, io ci starei tutta la vita. E poi in questa location da solo. È bello, lo vedi? Adatto alle tue canzoni. Sì, guarda, io se avessi un piano, ecco, c'è un pianoforte qua a proposito, ecco, sarebbe la mia location ideale. Ma dopo ti riprendiamo. Sì, no, ma sarebbe la mia location ideale per scrivere, perché qui, secondo me, possono essere solo che capolavori, ragazzi. Cosa ci farai ascoltare stasera? Ma stasera dovrò fare intrattenimento, quindi un po' di tutto, e poi farò qualche canzoncina mia. No, mi piacerebbe fare le cose mie e basta, però insomma va bene anche così. E visto che siamo al Christmas party, il tuo augurio di un sereno e felice Natale ai nostri amici a casa? Allora, io vorrei che le persone stiano serene, perché il regalo più grosso è riuscire a capire che di apprezzare quello che ci abbiamo e non quello che ci manca. Noi abbiamo molto, e chi più chi meno, però abbiamo molto rispetto, credo, alla maggior parte della popolazione terrestre, quindi dobbiamo apprezzare, dobbiamo solo sapere apprezzare. Erminio, tanti auguri. Sarà un buon Natale. Sicuramente, tanti auguri e buonasera. A voi, a te. Buon Natale. Grande artista.